Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Con noi Alessandra Lumachelli. Oggi ci presenta il suo nuovo libro Drinking and Dancing. Il libro si intitola Drinking and Dancing with LA perché appunto Drinking with LA è il marchio sotto il quale io racchiudo le mie interviste un po' particolari, e quelli che vengono intervistati all'interno del libro, circa una sessantina, sono solo musicisti, quindi cantanti, band, disc jockey. Ma come mai l'idea della musica, la musica vista come con l'occhio dell'arte? Perché diciamo che all'inizio intervistavo un po' tutti i tipi di artisti, quindi scrittori, pittori, attori e musicisti appunto anche, e poi mi sono accorta che la maggior parte delle interviste erano collegate alla musica. La musica forse perché io la vedo come un linguaggio universale, anche chi non sa scrivere o leggere sente la musica e può esprimere qualcosa col ballo o semplicemente con l'ascolto. La musica si dice che sia eterna, no? Quindi in qualche modo sì, è collegata assolutamente all'arte. La cultura, musica attraverso una scrittura, attraverso un libro. Questo libro dove lo possiamo trovare? Il libro si trova sulla piattaforma Amazon, sia in versione cartacea che Kindle. Penso, non sono ancora sicura, di fare anche l'Audible a breve, quindi l'ascolto. Diciamo, questa tua curiosità di andare a incontrare questo tipo di arte, da dove nasce? E nasce da molto lontano, perché io da secondogenita ho imparato a leggere e scrivere a 4 anni e mezzo per imitazione, osservando mia sorella. E poi questa curiosità probabilmente innata mi ha spinto verso la ricerca in casa di libri che potessero soddisfare la mia apertura verso il mondo, e tra i libri che mi sembravano più interessanti c'erano l'Iliade e l'Odissea con quella versione integrale col testo greco a fronte. Ovviamente non capivo la maggior parte delle cose che leggevo, però mi affascinava sia la scrittura greca di fianco, ma il libro che mi aveva colpito di più era stato infatti l'Odissea, quindi Ulisse che va a cercare in questo viaggio. C'è tanta musica quando viene suonata la cetra, eccetera, ma quello che mi aveva colpito di più erano le sirene, ovviamente. C'è una dedica all'interno del libro che riporta questo. Da Milano con Alessandra Lumachelli, un saluto e alla prossima rubrica.